E poi ci occuperemo del riciclo. Sono sempre, parliamo con voi e cerchiamo di farvi capire come ormai i rifiuti sono da considerarsi una risorsa, non più qualcosa che bisogna buttare via in discarica, soprattutto i rifiuti come la plastica, il vetro, l'alluminio e l'acciaio. Noi proprio dell'acciaio parleremo questo pomeriggio insieme ad Antonio Russo, direttore generale del Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio. Benvenuto con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, quante volte si può riciclare l'acciaio? L'acciaio si può riciclare infinite volte e ha il gran vantaggio, ritornando acciaio, di aiutare tutti noi a un minore impatto ambientale. Assolutamente, per poi produrlo nuovamente. Allora, vedremo poi dati, cifre, il lavoro, il grande lavoro che ha fatto il vostro consorzio. Intanto io la lascio al telefono con il nostro pubblico per tutte le domande sul riciclo dell'acciaio al numero 800 550 710. Bene. Francesco, oggi parleremo dell'importanza del recupero, del riciclo dei rifiuti. Vedremo quante vite può avere l'acciaio. L'acciaio può essere riciclato in continuazione, quindi può avere infinite vite. Ne parleremo insieme ad Antonio Russo, che del Consorzio Nazionale per il Riciclaggio degli Imballaggi in Acciaio è il direttore generale e ci spiegherà tutto il meccanismo per cui quello che noi buttiamo poi ridiventa una bicicletta, un contenitore nuovo. Insomma, vedremo quant'è importante davvero fare tutti quanti la raccolta differenziata, non ci stanchiamo mai di dirlo. Scarica, nel mondo di oggi bisogna proprio educarsi e capire che i rifiuti sono una risorsa e vanno recuperati, riciclati, perché possono avere tante nuove vite. Cominciamo dall'acciaio, intanto la scheda della nostra Simona Ragusa insieme a Daniela Oghetta. In Italia oltre 5.000 comuni sono coinvolti nella raccolta differenziata degli imballaggi di acciaio. Nel 2007 il Consorzio Nazionale ha avviato al riciclo ben il 69% di quelli immessi al consumo. Sin dal 2005 il nostro paese ha superato la soglia del 50% imposta dalle normative europee. Nelle case si utilizzano continuamente oggetti in acciaio, barattoli di pelati e conserve, scatolette di tonno, coperchi, tappi a corona, bombolette spray. Il materiale di partenza per la loro produzione è un lamierino sottile con rivestimento protettivo, che può essere di stagno o di cromo. La banda stagnata cominciò a essere lavorata tra la fine del 1200 e i primi del 1300 in una cittadina dell'Alta Franconia. Nel 2007 sono state immesse al consumo 563.000 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 4.692 locomotive. Di queste ne sono stati raccolti 411.000 tonnellate, pari al peso di 56 Tour Eiffel, e ne sono state riciclate 391.000 tonnellate, pari alla stazza di 30 portaerei Garibaldi. Ma quali oggetti si possono ottenere da tutto questo acciaio riciclato? Allora, ce lo dice Antonio Russo, direttore generale del Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio. Benvenuto con noi. Salve, benvenuti a voi, grazie. Allora, io comincerei col vedere insieme quante cose si fanno con l'acciaio, a cominciare dalle sedie su cui siamo seduti, eh? Assolutamente sì. Si può produrre di tutto con l'acciaio, considerate che è il secondo materiale più diffuso per quantità nel mondo, dopo il cemento, e si possono produrre qualunque cosa, dalle nostre scatolette quotidiane che noi compriamo nei supermercati o nei negozi, fino alla sedia dove mi trovo, alla bicicletta e qualunque tipo di oggetto che va dal treno alla cancellata. Ecco, oggi anche le lattine per le bibite sono di acciaio, vero? Prima si facevano È in una alluminio, novità adesso c'è una novità che è in questo ritornata in senso. auge dopo tanto tempo, Sì. vista la convenienza dell'acciaio, si ricomincia a produrre con le scatolette, con le, diciamo, classiche imballaggi in acciaio ed è molto conveniente perché è inviolabile, ovviamente, garantisce assolutamente le qualità organolettiche dell'alimento e quindi è molto, molto utile. Quindi l'acciaio è un materiale prezioso, non solo prezioso, ma è un materiale che non muore mai, vero? Che Non non muore finisce mai, mai. preferiamo definirlo non un rifiuto quanto una vera e propria risorsa. Bisogna cambiare questo atteggiamento mentale pensando che non è più un rifiuto, è veramente una risorsa perché il grande vantaggio dell'acciaio è che si ricicla all'infinito e in più si garantisce sempre le quantità
prodotte ritornano a essere il 100% quantità riciclata. Ecco, parliamo del lavoro che ha fatto il consorzio negli ultimi 10 anni. Lei mi diceva che voi siete il primo consorzio italiano per la quantità di materiale riciclato. Per quantità non direi, diciamo per percentuale di riciclo, okay. Considerate che se sono prodotte ogni anno 10 scatolette, su 10 scatolette almeno 7 vengono salvate dalla discarica e quindi vengono riciclate. Ecco, in che modo si realizza il viaggio di una scatoletta che noi buttiamo nell'apposito contenitore per il riciclo? In maniera molto schematica e veloce, viene consumata ovviamente dalle famiglie, viene raccolta dai comuni nella raccolta differenziata, che può essere dentro la plastica oppure con il vetro, vengono prelevate dai nostri operatori, che sono i classici rottamatori, vengono ripulite, vengono ridotte volumetricamente, quindi ridotte di spazio, e vengono consegnate in acciaieria per ritornare a essere acciaio. Ecco, quindi l'acciaio che viene prodotto nuovamente, lei mi diceva prima, è fatto per la maggior parte di acciaio riciclato, vero? Prevalentemente, considerate che in Italia oltre il 70% di acciaio viene prodotto da rottami di acciaio. Vista la nostra penuria storica di miniere, viene recuperato, viene prodotto attraverso il rottame d'acciaio. Ecco, questo grafico che stiamo vedendo ci racconta come il riciclo deve andare di pari passo al consumo, vero? Al consumo. Come sta procedendo negli ultimi anni, dal 2000 al 2007? I risultati che abbiamo ottenuto nei primi 10 anni di attività sono molto molto confortanti, perché abbiamo iniziato nel 98, siamo adesso 2009, abbiamo raggiunto il 69% di riciclo, quindi su 100% di immesso al consumo, più del 69% viene raccolto dai comuni e riciclato dai nostri operatori. Quindi è molto importante il lavoro, la sinergia che si fa con i comuni, che si devono occupare della raccolta, perché voi vi occupate del riciclo, è il comune che si deve occupare della raccolta. Esatto, è giusto ed è significativa la nostra collaborazione storica con l'ANCI, quindi con tutti i comuni italiani, ed è il nostro scopo quello di attivare sempre più accordi con i comuni. Quando questi comuni non hanno ancora la raccolta differenziata, noi cerchiamo di incentivarli economicamente. C'è un messaggio che lei vuole far passare importantissimo al telespettatore che ci guarda, che tutto quello che viene gettato nell'apposito contenitore del riciclo finisce riciclato. Non è vera questa cosa che si dice, tanto poi finisce tutto in discarica, vero? Assolutamente sì, è vero. Tutto ciò che viene buttato nei classici contenitori comunali, come anche nelle isole ecologiche, viene riciclato, perché ricordiamoci che l'acciaio utilizzato non è assolutamente da considerare un rifiuto, è veramente una fondamentale risorsa. Andiamo a vedere cosa si fa con l'acciaio riciclato, perché ci avete portato delle cose, intanto delle biciclette, queste sono tutte con l'acciaio riciclato, sono state fatte? Allora, sono tutte con acciaio riciclato e sono la classica evidenza che l'acciaio riciclato ritorna a essere acciaio come se fosse la prima volta, senza nessun decadimento né fisico né qualitativo. Questi sono piccoli esempi, ci possono essere qualunque altro esempio, può essere per esempio un binari, può essere i treni, può essere, sono navi cancellate, tutto ciò che vediamo che è acciaio prevalentemente in Italia da oltre 40 anni è diciamo prodotto con materiale riciclato. Però noi possiamo riciclare, noi consumatori possiamo dare indietro soltanto i barattoli per ora. Allora, negli appositi contenitori, non è che se abbiamo una sedia vecchia in acciaio oppure un oggetto di metallo lo possiamo buttarli dentro. Allora, vero? Il concetto prevalente è questo: noi come consorzio acciaio ci occupiamo di incentivare la raccolta e il riciclo dei soli imballaggi in acciaio, le classiche scatolette, tappi corona e qualunque altro imballaggio in acciaio. Tutto ciò che è acciaio, che eventualmente viene utilizzato dalle famiglie, deve essere in ogni caso conferito presso i comuni attraverso le isole ecologiche, quindi qualunque tipo d'acciaio è riciclabile. Noi in particolare ci occupiamo solo degli imballaggi. Bene, allora grazie ad Antonio Russo, al direttore generale del Consorzio Nazionale per il riciclo di imballaggi d'acciaio. Grazie, io la lascio perché vado a giocare, Gheo. Allora.